Festa della donna, premiate 8 storie di donne spesso lontane dai riflettori che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività. Riconoscimento speciale alle donne iraniane. Enogastronomia, il 4 aprile le eccellenze senesi al Vinitaly, l'evento Siena, Cuneo e Brescia, vino e salumi della tradizione a Verona nel padiglione D dello stand di Confagricoltura. Eventi, Torrita di Siena celebra il suo 66esimo Palio dei Somari, presentata in Consiglio regionale la nuova edizione del Palio che si svolge dall'11 al 19 marzo. Premio a 8 storie di donne, spesso lontane dai riflettori, che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività. E a fianco di queste, un riconoscimento speciale alle donne iraniane impegnate nella battaglia per la loro libertà, per l'occasione rappresentate dal movimento Donna Vita Libertà. Così l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha celebrato la Festa della Donna 2023. Il presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana Antonio Mazzeo ha salutato le premiate e i tanti partecipanti, sottolineando come tante presenze sono il segno più bello dell'importanza di questa giornata. Abbiamo deciso insieme all'ufficio di presidenza di dare vita a questa iniziativa per mandare un messaggio forte. La Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. È un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti. E poi abbiamo voluto premiare 8 donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo, a volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi. Questo è il senso dell'iniziativa di oggi, un'iniziativa voluta da tutto l'ufficio di presidenza. Insieme al presidente Mazzeo erano presenti i vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci. Sentiamoli. 8 marzo il Consiglio regionale della Toscana, Ufficio di Presidenza, Commissione Pari Opportunità premia le 8 esperienze della Toscana che si sono distinte in tanti settori, dallo sport all'arte, alla cultura, all'imprenditoria, 8 eccellenze che portano in alto il nome della Toscana, e per noi è soddisfazione festeggiare la giornata internazionale dove si promuovono e difendono anche i diritti di tutte le donne, promuovendo quelle che sono state delle intuizioni straordinarie che fanno, diciamo, dell'estro, della gentilezza, dell'innovazione un grande elemento di forza della nostra regione. A fianco di questo ovviamente un impegno forte che la Toscana si assume rispetto alla difesa dei diritti, delle libertà e di tutte quelle battaglie che stanno oggi portando avanti tante ragazze molto giovani in tutto il mondo rispetto alla loro libertà. E tanto c'è ancora da fare anche nel nostro territorio, anche per contrastare tante dinamiche di violenza che molte volte in silenzio vengono sottaciute. Una cerimonia davvero emozionante, questa dell'8 marzo per 8 donne, che ha parlato di Toscana nel mondo. Sono rimasto commosso dalle parole della dottoressa Sara Montemerani, che ha salvato una vita umana sotto le macerie del terremoto in Turchia. Ma è stato bello anche sentire le esperienze di chi fa università, di chi si occupa del mondo di impresa. Abbiamo ascoltato la testimonianza toccante delle donne iraniane. Ecco, la Toscana è grande quando sa parlare al mondo, quando sa essere in prima linea sul piano della lotta per i diritti civili, per i diritti sociali. Dobbiamo tutti insieme ricordare quanto siano importanti le donne tutti i giorni dell'anno, non solo l'8 marzo.
e dobbiamo insieme fare squadra, chi è nelle istituzioni, per dare messaggi importanti come quello di oggi. Sentiamo adesso le parole dei consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza, Federica Fratoni e Diego Petrucci. L'8 marzo è sempre una giornata di celebrazione della donna, ma anche di profonda riflessione. È giusto che il Consiglio regionale conferisca dei riconoscimenti alle donne che ce l'hanno fatta, ma ci sono molte donne che ancora non ce l'hanno fatta, che ogni giorno combattono con disuguaglianze, con diritti negati, con compagni violenti, e quindi è giusto che questa sia una giornata davvero di richiamo delle istituzioni, ma della società tutta, perché non vi è dubbio che ancora c'è molto da fare. Negli anni 70 la prima donna ministro, Tina Anselmi, fece la prima legge sulla parità salariale. Ancora oggi i governi intervengono su questo tema perché ancora questa parità salariale, sappiamo, non c'è. Per dire alcuni titoli sui quali abbiamo la necessità che l'8 marzo non sia una data sul calendario, ma sia un impegno profondo per tutte le donne, perché sappiamo che una donna che può lavorare, che può sviluppare la propria dimensione personale, è una donna che conferisce alla propria famiglia, alla società tutta, un di più di ricchezza, di contributo, di approccio positivo ai problemi. E io credo che se le donne fossero ai posti di comando, la nostra società sarebbe sicuramente migliore di quanto non sia oggi. Quindi un buon 8 marzo e un impegno per il futuro da parte di tutti noi. A parlare della festa della donna si rischia a volte di dire cose banali. Io, festeggiando la donna oggi nel 2023, voglio ricordare due donne. Una è Celina Seghi, che è nata in un piccolo paese di montagna oltre 100 anni fa, che era nata l'8 di marzo e che quest'anno sarà il primo anno che non festeggia il suo compleanno, perché è mancata, aveva insomma vissuto un secolo intero, e però secondo me rappresenta uno dei simboli più belli dell'emancipazione femminile. Nata in un paese di montagna all'inizio del 1900 e che è andata, quando le sue coetanee passavano la vita nei boschi a raccogliere mirtilli o a andare a legna, è andata a giro per il mondo a vincere gare di sci. Quest'anno sarà il primo 8 marzo senza Celina Seghi. L'altra donna che mi piace ricordare oggi è Giorgia Meloni. Ci sono voluti oltre 70 anni perché l'Italia avesse una donna ai vertici dell'architrave istituzionale a fare il Presidente del Consiglio. Sicuramente penso che, indipendentemente dalle appartenenze politiche, il fatto che questo 8 marzo l'Italia sia rappresentata nel mondo da una donna, da Giorgia Meloni, sia per le donne un bel esempio e sicuramente una bella notizia. E adesso il commento da parte della difensora civica Lucia Annibali. È stata una bellissima iniziativa, emozionante, a tratti anche commovente, perché abbiamo ascoltato storie che comunque ci toccano, ecco, profondamente, di sofferenza. Però è stato molto bello ascoltare i racconti di vita di queste donne straordinarie, effettivamente, che hanno raggiunto con anche la loro capacità di sognare le proprie ambizioni, e quindi hanno esercitato appieno la propria libertà di esserci e di realizzarsi nel mondo del lavoro anche su un piano personale. Quindi credo che ritrovarsi, riflettere intorno alle storie delle donne sia sempre un momento di grande crescita sociale, culturale, anche economica, per il nostro paese e per noi tutti, perché insomma ci porta a riflettere, ecco, su dove siamo, ma anche su quello che possiamo fare. Adesso sentiamo le parole di alcune delle donne premiate quest'anno. Iniziamo da Valeria Piccini, chef da 25 anni, premiata con 2 stelle Michelin. Si rivolge a tutte le ragazze che vogliono intraprendere il lavoro nella ristorazione. Sentiamola. Sono una donna chef e da 25 anni mi porto con me le 2 stelle Michelin, che questo per me è un grande onore. E mi rivolgo a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo lavoro, che è vero che è un lavoro faticoso e portato avanti da quasi sempre da uomini, però uno che ci mette tutto il cuore, tutta la passione,
la costanza, lo studio, tutto il suo sapere, ce la può fare tranquillamente. Io e altre donne come Annine siamo l'esempio, e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro che è bellissimo, faticoso ma bellissimo. E adesso le parole di Lucia Ghieri, imprenditrice, titolare della MGM Motori Elettrici. MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali e sono lì non per quote rosa o per favoritismi, ma soltanto perché quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato. Adesso Sara Montemerani, medico del 118 ad Arezzo, originaria di Buonconvento, che ha ricordato la sua esperienza in Turchia durante le operazioni di soccorso alla popolazione colpita dal terremoto. L'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto. E è un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana, che ha investito tanto nel progetto dell'USAR e che penso e spero continui ad investire, perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia. Dedico la premiazione a chi mi è stato accanto, a chi mi è stato accanto da casa, a chi mi è stato accanto là, anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equip, quindi io in realtà sono soltanto una delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia. Perciò un ringraziamento speciale, una dedica speciale va a tutti loro. Infine sentiamo le parole di Violante Gardini Cinelli Colombini, che dal mese di febbraio è presidente del Movimento Turismo del Vino Toscano e nella CDA dei Giovani Imprenditori Vitivinicoli Toscani. È un grande piacere e un onore essere qui oggi con donne di talento e coraggiose tutte insieme in Toscana. Io mi sento onorata di essere toscana e di poter fare il lavoro che ho sempre amato. Penso che essere una donna sia una cosa importante e qualcosa che può dare un'opportunità in più. Il mio percorso inizia dalle associazioni, quindi io ho sempre creduto che insieme si possa raggiungere obiettivi più forti. Il tutto inizia quando ero piccolina, in associazioni di servizio. Io facevo parte del Leo, i giovani del Lions, e ho sempre creduto che quando siamo in gruppo e si ha un obiettivo e si fanno le cose insieme, si riesce a farle meglio e arrivare più in alto, no? Con questo obiettivo sono arrivata alla presidenza dell'Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani e poche settimane fa ho ripreso la presidenza del Movimento Turismo del Vino Toscana. Quando si parla di donne si parla di un modo diverso, no, di ragionare. Dovete sapere che gli uomini ragionano per obiettivi, le donne ragionano per relazioni. Questo ha portato le donne a ricoprire dei ruoli veramente importanti. Io parlo del nostro ruolo, quindi delle cantine italiane. Sicuramente le donne sono in minoranza nelle vigne, nelle cantine, ma sono in netta maggioranza nel marketing, nella comunicazione, dove arrivano all'80%, nelle vendite, dove anche se è piccolina la percentuale di maggioranza, siamo al 51%. E questo fa sì che nel vino si possa arrivare a risultati ancora migliori, no? Nel passato si pensava al vino italiano come il vino di basso prezzo, come vino che veniva venduto anche in cisterne. Pensate che nel 2022 il valore del vino premium, parlo di vino fermo italiano, è arrivato a superare il valore del vino di più basso livello. Ecco, sicuramente il ruolo delle donne in questi settori di cui ho parlato prima è stato
importantissimo per arrivare a questi obiettivi. Io mi sento onorata di poter essere all'interno di un settore che ha potuto cambiare la situazione. Un riconoscimento speciale, come detto, è andato alle donne iraniane. Il mondo dell'enogastronomia si ritrova come ogni anno al Vinitaly e in occasione della 55esima edizione due eccellenze agroalimentari senesi verranno presentate martedì 4 aprile durante l'evento Siena Cuneo e Brescia Vino e Salumi della Tradizione che si svolgerà appunto a Verona nel padiglione D dello stand di Confagricoltura. Il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli ha sottolineato come il Consiglio regionale della Toscana sia vicino e al fianco dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena per un'iniziativa che va oltre i confini regionali. Consiglio regionale della Toscana, vicino e al fianco dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Siena, un'iniziativa che va oltre i confini di Siena, va oltre i confini della Toscana, che mette insieme una sinergia di lavoro, di produzioni tipiche dei territori, insieme a Cuneo e a Brescia, dove Confagricoltura collabora insieme a noi e dove fondamentalmente la Toscana riesce a superare i confini di se stessa, una partecipazione congiunta che porta avanti il nome delle produzioni di qualità, coniugare delle produzioni dei territori di varie regioni, metterli in sinergia, crea una relazione, crea soprattutto delle opportunità per le imprese, per chi nel territorio produce, per chi lo vive e soprattutto sulle eccellenze che dimostrano come le istituzioni, come nel nostro caso, possono essere al fianco dei produttori agricoli e soprattutto promuovendo ovviamente i prodotti il nostro territorio toscano. Un evento realizzato grazie all'impegno dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena che ha organizzato un'importante occasione di confronto, come ha ricordato il presidente Nicola Ciuffi. È sicuramente una partecipazione importante. Io la vorrei ridurre in tre termini, che è quello dell'impresa, della tradizione e dell'innovazione, quello che noi praticamente propagandiamo e che sono i tre termini che diciamo racchiudono quello che noi vogliamo praticamente significare con le nostre partecipazioni. Cioè noi non abbiamo diciamo da propagandare la nostra zona, la nostra regione e la nostra zona particolarmente, però è un'occasione questa per propagandare due prodotti come il Super Tuscan e la Cinta Senese che sono un prodotto legati sia alla tradizione e sia all'innovazione, perché è stato un qualcosa che ha portato avanti un po' l'impresa, il lavoro dei nostri imprenditori agricoli. Occasione molto importante per evidenziare l'attività dei nostri imprenditori agricoli, così l'ha definita il direttore dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena, Gianluca Cavicchioli. Ci è sembrato questa fosse la sede opportuna per lanciare questa nostra anteprima. Il Vinitaly per noi è un'occasione molto molto importante, l'occasione per evidenziare l'attività dei nostri imprenditori agricoli. Portiamo due testimoni ad eccezione, la Cinta Senese e Super Tuscan, che testimoniano cosa può fare l'innovazione e la tradizione messe insieme. Qualità, eccellenza, attenzione, i nostri imprenditori sono molto curiosi, molto attenti, hanno sempre attenzione al bello, all'estetica e crediamo che tutti possano constatare che stamani parleremo di questi prodotti, come vi dicevo, queste eccellenze conosciute in tutto il mondo e quindi più delle parole la descrizione di questi prodotti credo che possa essere assolutamente soddisfacente. È stata presentata in Consiglio regionale la 66esima edizione del Palio dei Somari di Torrita di Siena, una nuova edizione che si apre il pomeriggio di sabato 11 marzo con l'estrazione delle batterie per la fase di qualificazione della corsa che si disputa la domenica successiva. Durante tutta la settimana sono previsti molti eventi che fanno parte della manifestazione. Il Palio dei Somari di Torrita di Siena è una delle tracce della nostra cultura materiale, ha detto Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura. Il
Palio dei Somari di Torrita è arrivato alla 66esima edizione, è una delle tracce della nostra cultura materiale. Troppo spesso vengono derubricate questi momenti a folklore, a tradizione popolare, come se non fosse importante già questo. In realtà sono davvero tracce profonde di che cos'è la storia del nostro territorio, del suo sviluppo economico. Gli animali come il somaro erano animali contigui alla vita dell'uomo, delle famiglie, della produttività dei territori. Quindi un momento di festa che Torrita coltiva da anni con davvero un'attenzione, una precisione, con un corteo storico ricchissimo e con questo animale che è un animale simpatico, affidabile, anche un bel simbolo di operosità. E devo dire che in questo tempo rinnovare attenzione ai momenti in cui le comunità territoriali si raccolgono, si guardano, si ritrovano intorno a radici così profonde è importante, è un modo di preservare la propria identità comunicando ciò che si è anche a chi eventualmente per turismo capita nel nostro territorio e diventa davvero una fonte di radicamento e di senso di appartenenza alla comunità territoriale. Una importante rievocazione storica, secondo Elena Rosignoli, consigliere regionale. Sì, siamo oggi qui a Firenze a presentare il Palio dei Somari, una rievocazione storica, una manifestazione, forse la più importante del comune di Torrita di Siena, che nasce nel 1966 e si svolge per San Giuseppe, proprio patrono dei falegnami, in quanto il comune di Torrita di Siena vedeva nel tessuto insomma, produttivo tanti falegnami e tanti artigiani che lavoravano in legno. Una manifestazione che col tempo si è ingrandita ha formato un importante corteo storico che vede figuranti di tutte le 8 contrade, ma più che altro vede la partecipazione di tutta la cittadinanza, per questo forse è la più importante perché inclusiva tutto il paese partecipa dall'età, dai bambini fino alle persone molto mature. Oltre alle sfilate delle contrade abbiamo le chiarine, il gruppo sbandieratori e tamburini e anche i rappresentanti dei 4 antichi castelli di Torrita di Siena, che sono Ciliano, Montefollonico, Guardavalle e La Fratta. Ecco, una rievocazione storica che poi sfocia nella corsa dei somari in rappresentanza delle 8 contrade. È una manifestazione che richiama molto turismo e che ha una rilevanza importante sia a livello toscano ma anche internazionale, in quanto il nostro gruppo sbandieratori spesso si reca all'estero a fare dei gemellaggi con gruppi medievali e questo dà una bella rilevanza per quello che riguarda la rievocazione storica. Avviene il 19 di marzo, ancor prima del Capodanno dell'Annunciazione toscano, forse fa da apripista anche a tutte quelle che sono le rievocazioni storiche che ci sono in Toscana. È una festa che viene organizzata da 57 anni e nel tempo è cresciuta moltissimo, secondo Roberto Trabalzini, assessore comunale di Torrita di Siena. Perché organizziamo la festa più importante del paese, una festa che è da 57 anni che viene organizzata e nel tempo è cresciuta moltissimo ed è rappresenta la nostra cittadina, nel senso che coinvolge tutti i cittadini, da quelli più piccoli ai più anziani, proprio perché nasce nel 66 per volontà di alcuni artigiani e nel tempo sono stati bravi a tramandarla ed è sentitissima, quindi è partecipata veramente tutta la popolazione. Quindi Torrita in questi giorni dà il meglio di sé e si fa bella per gli ospiti e anche per sé. Un momento aggregante per tutta la comunità, secondo Yuri Cardini, presidente dell'associazione Sagra San Giuseppe. Ci siamo dovuti riadattare a spostare la nostra edizione che tradizionalmente viene svolta in onore del San Giuseppe in periodi un pochino più consoni, dove ovviamente l'emergenza sanitaria era meno stringente, sia nel 2021 che nel 2022. E quest'anno siamo riusciti con tanto sacrificio e tanti sforzi da parte di tutti gli addetti al comitato a ricollocare la manifestazione laddove originariamente si tiene, cioè il periodo intorno al San Giuseppe. A margine della conferenza stampa è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che ha dichiarato di essere felice di poter presentare il Palio dei Somari in Consiglio regionale.
Sono davvero contento di poter presentare il Palio dei Somari insieme alla collega Rosignoli, perché questo è una di quelle rievocazioni storiche che rendono più bella la nostra regione. È un crescendo negli anni, prima 4 contrade, ora 8 contrade, molto sentita a Torrita di Siena, e anche un modo per festeggiare il 19 di marzo la festività di San Giuseppe. Tutto nacque perché in quel luogo, a Torrita di Siena, c'erano tanti falegnami, e intorno a tutto questo è nata questa iniziativa, che è un lustro e un vanto per il territorio. Certo.